Allora, raga, avete tutti presente, immagino, la mia serie nella quale voi mi mandate i peggiori outfit fake che trovate in giro, io ci faccio la reaction e vediamo questi obbrobri. Benissimo, volevo registrare un altro episodio perché so che a voi piace, a me piace farla, solamente che a casa, farlo sempre a casa mi annoiavo, per cui ho pensato dove posso farla. Così ho chiamato degli amici e alla fine abbiamo girato il video in una location un po' diversa dal solito. Per cui fatemi sapere se volete un altro episodio del genere, iscrivetevi al canale e niente, raga, divertitevi, questo è il risultato. Siamo quindi dal Bangla perché è il luogo più bello, che uno più accogliente. Visuale. Sì, nel senso qui ci troviamo tutti, siamo tutti contenti. Un saluto. Famiglia. Un saluto. Ciao, benissimo. Dal Bangla. Ciao, dal Bangla. Ciao, grande. E quindi registriamo il video qua perché... Aspetta, tu video io ho il supporto uno, ok? E come no, vai, facciamo, vai, vai, tutti insieme, vai. Andiamo. In diretta. Aspettare, aspettare. Io ti aspetto, sto qua tanto. Ok, ci vediamo. Ma non sto capendo. È una foto? Abbiamo fatto un saluto? È una foto? Come video, io ho video come arriva. Ah, video? Video, è un video? E come no? Ok, sempre arriva video. Vai, fai un video. Vai, fai video. Vai, clicca. Saluti. Salute. Ciao, grande. Ciao. Ciao. Diretti dal Bangladesh. Benissimo, questa è la situazione. Per la famiglia? Sì, sì. Ah, è per la famiglia, grande, nuovi amici, ciao. Un bacio. Qual è il tuo nome? Bila. 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 Forza Bila. Forza Bila. Grande. Ok, ci siamo. E adesso iniziamo a registrare il video e vediamo cosa mi avete mandato di questi capi fake. Ho iniziato, aspetta, prendo la birra. Ok. Allora, siamo qua nell'angolo più freddo. Sono più lungo come arriva? Non riusciremo mai. Non è la prima. Non riusciremo mai. È il bello della diretta. Non è una diretta. Internet. Va bene, ti connetto a internet. Sei? Oh, vale 10.000 euro. Quindi. Ok, ora c'è. Ora lo devi mandare a qualcuno? Adesso lo devi mandare. Lo vuoi mandare? Sì, questo. Molto. Ma come lo mandi? Come di solito? Come... Adesso. No, adesso lo mandi a mia moglie. Ah, dopo. Dopo. Ok. Come mandi? Più Facebook? Arriva Facebook? Sì, sì, Facebook lo puoi mandare. Comunque, Facebook. Dai, dai, Facebook. Ah, facciamo adesso. Non lo sai fare. Tutto finito Facebook, ha dato Facebook. Non lo sai fare, eh? Sì, sì. Non... No, dopo tre parole mi perdo. Dai, dopo che abbiamo finito il video, però. Dai, domando tu. Tu ce l'hai Facebook? Sì, sì, sì. Vabbè, se devi fare pure la registrazione... No. Greve, se devi fare pure la registrazione... Nel frattempo mangio. Ci sta. Sotto, il sottofondo della videocamera sarà tipo. No, un giorno. tutte sgranocchiate. Un giorno, questo è Facebook. Lo facciamo fumare qua. Non sta accendendo, si vede. C'è una punta. Fai il primo piano delle luci. Qua. Comunque spirito natalizio. Mi si va a mettere a fuoco. È già che... a fuoco. Ok. Ale, guarda. Armando. Armando Cigoglio. Ci siamo. Forse il prossimo tatuaggio è tipo Bangla, Qui? Ti giuro. In fronte. No, Bangla in fronte. Però ti vedo da migliore. Una salute. Bella, però. Allora, beh, il video già lo conoscete, vi avete mandato. Continuate a mandarmi le foto su Instagram dei peggiori fake che trovate. Sapete già di cosa si tratta, per cui andremo a vedere. Loro non sanno, cioè lui ne ha visto forse un paio. Sì, abbiamo comunque un attimo. Noi abbiamo i traduttori per i sordomuti, se qualcuno è sordo. Se qualcuno è sordomuto c'è l'aiuto da casa. E andremo a vedere le foto, quelle che mi avete mandato voi, e andiamo a... ce le chiuderà anche il nostro amico. Dei mostri in circolazione. Quindi, la prima foto è questa, voi vedrete da qualche parte qua. Adesso l'ho messo in play. Sì, sì, ha fatto questo. Perfetto. Sì. Questa è la prima foto. Ma proprio in giro lo vedono. Sì, sì, è proprio foto che mi mandano di roba che vedono in giro. Questa diciamo... è notevole, devo dire, che comunque è audace. Audace, sì. Beh, però questo non è niente. Neanche l'hanno messo sulla suola Easy. No, è proprio sulla scarpa, sì. Comunque questo non è niente in confronto. Infatti. Questo è un decimo di quello che vedremo. Passiamo subito alla seconda foto, che voi vedrete sempre qui da qualche parte sparsa. Sono queste, che tu hai visto in anteprima, tu no. Delle up tempo, decisamente... Supreme per Louis Vuitton. Custom, con la tuta sopra della PlayStation. Con la tuta della PlayStation, che è il tocco di classe. Direi fine. Direi... Posso chiederti fine, un consiglio? Fine. Ti piacciono queste scarpe? Queste piace, quanto costa queste? Queste non c'hanno prezzo, sono 15.000 almeno. 15.000 euro. No, tantissimo. Non c'è tutto. È il concetto, è proprio il design dietro. È una cosa più. Allora, premi il testo. Ma stai riprendendo tutto questo? Certo, però. No, perché sennò dopo aver video non ha ripreso niente. Vuoto. Limone non c'è. No, c'è tutto tranne il limone.
realtà, però i limoni li devo prendere, eh? Cioè, lime, limoni. 2020 se no. Oh, Fra, ha chiamato Fra. Ormai è il nostro migliore amico. Come mi sono ridotto a 20 anni dentro un manga a fare video. Vabbè. Questa è la vita, ragazzi. Questa, sinceramente, quando mi chiedevano da piccolo cosa volevo fare da grande, rispondevo questo. L'astronauta o il calciatore. Qualche anno dopo mi sono ritrovato a fare video davanti a un frigo. A un frigo di bevande. E arriva, se fa calciatore. Allora, facciamo un brindisi, facciamo la seconda scarpa. Allora, altra scarpa. Ah, ne abbiamo fatte due, è vero. Altro giro, altra corsa. Terza scarpa. Notevole pure questa. Cioè, tre, proprio una trittica. Questa è, sì, triplice fischio finale, direi proprio. Cioè, come fanno? Notevole, c'è pure l'accetto qua. Greve, eh? E poi il fatto è che se le comprano. Il fatto è che se le comprano. Come le fanno a fare, cioè, tra l'altro. Greve. Neanche esistono. No, questo non è niente. Questo non è niente. È la sola che mi... Qui abbiamo una felpa. Non male. Adidas. Give you speed. In effetti la velocità te la dà. Cioè, perché c'è. La velocità motoria. La velocità motoria è notevole di questa felpa. Adi. Non so se è una N o un H. No, secondo me è un Adidas. 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 Ah, forse Adidas perché hashish. Adidas. Che ci stava facendo la marijuana però. Dovevi potrei dare il concetto. Secondo me suonava meglio Adidas. Questa pure è notevole, però il dettaglio principale è il cappellino Pyrex. Piccolo, raga. Sì, cioè, il cappello box, Pyrex davanti alla box logo è grosso, tipo la targa della macchina. Piccolo, cioè, così. Sì, sì. Poi su un palo. Belle pure queste. Sport 5,50. Perché il cioè quasi il doppio. Sì, quasi il doppio. Bisogna fare sport, capito? Perché lo sport è importante. Cioè, senza sport questo è un telecomito. Se non fai sport questo è un telecomito. Infatti, mi chiedo pure io, no? Ma dove le trovi? Cioè, ti devi impegnare per cercarle. Perché non te le servono su un piatto ogni giorno scarpe del genere. Secondo me tipo su eBay. Cioè, può essere. Però greve. Però almeno. Ah, i pantaloni della Adidas c'hanno due strisce. No, questo è ancora più. Cioè, proprio uomo combo. Nel senso, fake per fake. È giusto. Cioè, almeno se ti devi mettere le scarpe almeno fake, ti metti pure i pantaloni fake, se no. Infatti. Queste. Che sembrerebbero che tipo. Già gli direte no. Allora, in realtà sembrano tipo una custom. Sembra un custom. Sembra un custom. Credo. Poi lui è esperto di custom. Per sì. Cui sentiamo. Seguite tutti i shooter. Ovviamente. Sentiamo l'esperto. Qui non parlo. Mette bocca a lui. Credo che sia un custom. Allora, vediamo. Prego, vediamo avvocato. Vediamo bene. Ci dica. Stai riprendendo? Sì, se no dobbiamo ricominciare da sì. Capo. Sì, è un custom, però. Voto a questo custom. Se si può ritenere un custom. Che qui era arancione, mo è giallo. Beh, un bel voto, diciamo, dai, gli diamo il 6 per il coraggio. Per metterle. Per il coraggio di metterle, di rovinare la fine dei colori che ci stavano. Lacci verdi. Lacci verdi con questo che. Cioè questo disegno non so cosa sembra con intestino. Macimbu. Continuiamo, beh, qui vediamo delle famose Jordan Chicago. Cool, direi, no? Come direi in America, cool. No plastica, di più. Non so neanche se sono scarpe, cioè nemmeno tipo cose finte, cioè. Ti piacciono quest'altre invece? Queste qua, che ne pensi? Belle queste. Queste belle. Belle, sì. Ti piacciono? Quanto costa? Cameraman? Questa qua 100, 100, 150. Cioè, questo come quanto costa? Quale? Fa vedere, oh. È quella. Aspetta, vieni, facci vieni, vedere, vieni qua, vedere. Fai il giro, vieni. Al bang. Allora. Probabile. Quanto, allora. Beh, sono belle, non so mai, sono belle Nike. Sono belle Nike. Sì, alla fine. Cioè, io come ho affittato le cose, cioè. Ti dirò, questi pantaloni qua sono perfetti con quelle scarpe là. Cioè, ma da vedere la sciarpa abbinata al pantalone. Cioè, notiamo la sciarpa con lo stesso colore nel pantalone. Io non. Cioè, anche i Bangla non a caso, eh. Cioè, non a caso. Nel senso, facciamo le cose fatte bene. Complimenti. Bravo Bila. Sì. Bravo. È vero. Bravo Bila. Grande outfit. Beh. Sei tutto una foto, ok? E ora facciamo una foto, perché no? Perché no, dai. Perché no? Ci troveremo sicuramente la mafia bangladina sotto casa domani. Oh, vai. Una cosa sicura. Ce ne sono rimaste solo due. Allora, questo è un pantalone. Hop! Ah. Hop! Quello che ci piace, no? Hop white. Hop la. Hop la. Aspetta, ma le ciocie? E pure le ciocie? No!
Le cioce, oddio, ma il pezzo anche finale della cintura, esatto, che sta tra metà, tra la cioccia, questo è proprio studiato, e il pantalone sulla caviglia, cioè, ce ne vuole, perché il fatto è che un conto è progettarle, tu dici vabbè, progetto una roba simile a quella vera, faccio fake, un conto è che tu le compri, capito? Perché tu vai in negozio, c'è più gente che si compra questa roba che la roba originale, sì, cioè tu vai, tu la vedi online, dici sì, però non si può fare, no, è sbagliato, è sbagliatissimo, perché tu compri dietro l'idea, cioè non mandiamo avanti, no, non alimentiamo il mercato, tipo Alexander McQueen finte, basta, ma basta, le vediamo tutti, ma basta Alexander McQueen, basta Alexander McQueen, basta, basta McQueen, cioè piuttosto comprate una Stan Smith e metti un pezzo di plastica, basta camicia, pantaloni lato e McQueen, basta camicia, pantaloni lato e McQueen, piuttosto, basta. Non lo so, piuttosto costume, il pantalone e la sciarpa di Bila. Esatto. Bila, ora devi ridire con me, sì. iscrivetevi al canale di Vittorio Badia, perché cioè, Perché è il migliore di zona, oh, perché è il migliore di tutti. Migliore di tutti. Cioè, l'ha detto Bila, mo dovete iscrivervi, se no, non ci avete senso. Okay. Nel senso. E fatemi sapere se volete un altro video qua, perché ormai questa è diventata la mia seconda casa. Siamo arrivati al pezzo forte. Preparatevi psicologicamente e mentalmente, io l'ho visto. Voi no? Siete pronti? È una scarpa Nike, o Nike per i meno studiati. Siamo pronti? Ecco. Flex. È quella la parte, è quella la parte più notevole. Il bello è che lui non ha idea. Il bello è che il cameraman lui non ha idea di cosa stiamo guardando. Io chiederei un'opinione al cameraman. Mo facciamo vedere per bene. Ma come stai? Questo io non sto vedendo un cazzo. Cioè, spero veramente l'abbia fatto apposta lui, che poi lo swoosh è a metà. Uno si è scritto da loro. Dici che se l'è scritto me, no, sembra stampato. Però con le virgolette, notare le virgolette, cioè, di off flex, cioè, ci vuole coraggio, cioè a farla, ma soprattutto a comprare, soprattutto quello che dico, cioè, io soprattutto in giro, nel senso, anche stai a casa, un conto dice vabbè, ma però l'ho trovato in giro, me ne metto, ma un conto è proprio andarci in giro e tu non ci pensi che ti fanno le foto, poi le mandano a me, io le metto su YouTube, e invece eccole, invece eccoci, magari è uno pure che ti vede, esatto. Cioè, se tu c'hai queste scarpe, scrivici perché dobbiamo interessare al, cioè, io vorrei avere il tuo coraggio, sì. Vorrei avere la tua coraggio, il tuo coraggio, perché tra l'altro c'è, cioè, scarpe molto più belle, costano molto meno, perché molto comunque meno. Cioè, tu vai a pensare che un prodotto del genere è molto non più lo stile, paghi, cioè, non lo paghi meno di 120 euro secondo me, ma diciamo, pure se la paghi 60 euro di te. Secondo me non lo paghi 60, cioè, euro, perché te lo spacciano per off-white. Andare a prendere le scarpe, non so, oppure l'abbigliamento al mercato, cioè, perché sei molto più figo con 60 euro. Ma guarda che se vai a Porta Portese, cioè, con 60 euro ti fai un outfit per un anno. Cioè, ti prendi tutto figo, tutta, figo, rubato. Cioè, e stai pure più fresco di tutti quelli che c'hanno. Vabbè, continuate a mandarmi le foto sul mio Instagram. Bella, ciao. Seguiteci su Instagram, iscrivetevi al canale e continuate a mandarmi le foto su Instagram. Sì, sì. Fatemi sapere se volete un altro video dal Bangla. Penso che però ci sia tutto. Bello. A vostra.